Non chiedetemi come sia possibile. Avevo semplicemente chiesto al tassista di portarmi a casa e lui mi ha preso in parola. Proprio alla lettera. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Grave Arcano e oggi siamo su GTA San Andreas di nuovo. Per riprendere da dove ci siamo lasciati riguardo alla faccenda degli zombie e quello che era un po' successo nella contea di Red County. Siamo un po' messi male visto quello che è successo qua col tassista, però vabbè, sono dettagli e quindi andiamo subito avanti cercando di andare il prima possibile nella città, nella terza città dove si trovano gli altri zombie, dove è successo, diciamo, il macello. Dunque, dicevo, nella prosknella nelle. Attento! Nel video precedente abbiamo debellato le due città della due delle città della contea di Red County. Ora ci mancano altre due città che andremo a debellare, quindi a ripulire dagli zombie maledetti che ci sono. E poi andiamo a scoprire un po' quello che è successo nel palazzo della Zombotech, dove tutto nasce, giustamente. Come abbiamo ben capito, è successo, stavano facendo degli esperimenti su delle cavie umane, ma questi esperimenti si sono rivoltati contro, un po' come capita spesso in questi tipi di esperimenti. E quindi automaticamente è successo quello che è successo, giustamente. Tu dici perché è successo? Damn, son! Nel mezzo del cammin di nostra vita ci ritrovammo in mezzo alla pioggia e la dritta via era smarrita, la gente che passava e ti prendeva di petto, anzi tu prendevi di petto loro, però vabbè, questi particolari che non importano, dai, cioè, ok. Ok, stiamo arrivando nell'altra città, nella terza città, anzi, io direi, blocchiamo il Surprise, traffico motherfucker! d'entrata. Pezzo di merda! Blocchiamo il traffico d'entrata. Scusa, eh. Non te la vorrei dire, ma questa città è sotto assedio dagli zombie. Scusa, amica. Fai malafine e ciao. Giusto? La pioggia è finita, andate in pace. Vediamo di scoprire un po' dove si trovano questi maledetti zombies. Questo mi sembra uno zombie. No, mi sa che non lo era. Eh sì. Vabbè. Ok, cerchiamo di aggirarli. Senza farci vedere, e andiamo a ribellare. E andiamo a ripulire anche questa città. Eccoli là, guardali come corrono, guardali. Sembrano tante pecore in calore. Dai, venite qua, che vi aspetto tutti quanti. Oh, è morto subito. Sul colpo. Vi siete spaventati? Avete paura? Venite qua. Vi prendo a colpi di rose. A colpi di rose vi prendo, l'avete capito? O vi scatto una foto, dipende. Ti scatterò una foto. Vieni qua, amico bello, avvicinati che ti faccio fuori. Ma chi spari alle ruote della macchina? Ma dici vero? Tanto ci allontaniamo un po' se non laggare in una maniera allucinante. Che cazzo è andato così là? Qualcuno ha avuto qua un conflitto con qualche zombie. Da quello che vedo c'è tutta una serie di fumo, di macchie nere di fumo, quindi ci sarà stato qualche conflitto. Che bello colpirli in testa. Ok, vediamo se da questa parte c'è qualcosa. C'è niente. Sento i loro suoni, le loro urla. Di qua non c'è nemmeno niente. Sta arrivando già la mattina, l'alba. Da quello che potete vedere, eccone uno. Non ci vedono, raga, quindi cerchiamo di non farci scoprire, però anche se sparando non è il caso, però vabbè, dettagli. Tanto come potete vedere qua, la gente va e viene, forse ancora non è ignara di quello che sta accadendo. Va a sbattere contro il palo, va bene. Scusa, amico bello, vieni qua. Dai, vieni qua, amico, dai, vieni, vieni, vieni qua, via, dai. Dai, che ci penso io a te, dai. Oh, hai visto? La tua testa se ne va. Possiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto nello scorso video, ovvero far esplodere questa bella pompa di benzina. Intanto quello motociclista se ne frega dello zombie e lo prende di petto, cioè, capito?
Scusa mamma, ho 13 anni, sono un ribelle adesso. Ok. Cerchiamo di farli avvicinare più tanti, più sono meglio è. Il più possibile, ovviamente. No, lo zombie lì è stupido, non capisce che c'è una staccionata, però vabbè. Dettagli. Questi di qua volendo li posso uccidere anche così. Sì. Facilito gli zombie a venire, gli spacco le staccionate. Sei stanco di correre, zombie, non te lo vorrei dire. Ok, ci arrampichiamo sul tetto. Cerchiamo di fare più stealth possibile. Guardate che c'è là, guardate. Ok, ragazzi, cerchiamo di fare in modo di farli avvicinare perché qua non ci cagano di strisce. Porca troia, si stanno avvicinando. Dai così. Aspetta, aspetta, non ti preoccupare, guarda, ti faccio saltare in aria, stai tranquillo. Vai. Non esplode, vaffanculo! Presa per il culo. Ok. Va benissimo così, dai, vai così. Levati, non mi passare davanti mentre sparo, babbus! Dai, ora. Dai! Anche se non c'è nessuno, però vabbè. Dettagli. Ok, ragazzi, stiamo scappando. Cerchiamo di attirarli da qualche altra parte. O comunque cerchiamo di aggirarli, prenderli da dietro. Ah, guarda che c'è qua, bella, mi piace. Non ve la vorrei dire, ma ci sono degli zombie dall'altro lato. Qua, a colpi di mazza si prendono. Che cazzo sta succedendo? Ci sono degli zombie e loro qua si prendono a pugni, capito? Oddio, guardalo. Ma che strano. Ma perché mi spari, scusa? Ma muori, ma cosa vuoi? Qui intanto il suo collega se ne scappa, capito? Guardalo. Va bene. Allora, intanto cerchiamo di far fuori qua gli zombie che stanno arrivando, dai. Dai così, la vecchietta lì che sembrava uno zombie. Scappa, Befana, scappa! Via! Oddio! Anche quanti sono! Ok, così, dai, tutti a colpi di sega. Seguiamoci tutti, vai così. E perseguiamoci, non intendo quello. No, non mi uccidete! Sono moruto. Intanto qua la polizia insegue le persone, butta fuori, butta giù tutto. Eccoli là, guardateli. Vai. Dai così, così, vai, facciamoli fuori tutti. Cercate di andarmene dalla nostra città, l'hai capito o no? Ah, non l'hai capito? E capiscilo. Ok, forse questo credo sia l'ultimo. Sì, ok, anche questa città è stata ripulita. Vabbè, mentre qua loro litigano, io mi prendo il migliore attore. Il camion è lì che sta che balla, ma che cazzo è? Levatevi, ma io non lo so, scusa. Quelli due, oddio, ti senti onesto? No, vabbè, questo qui risiede il mio animo da. È giusto? Fa lo scontro con le vecchiette, non l'ho capito, è giusto che. Qua il mio senso civile mi ha detto di fare questo. Papà, non urlare, ti prego. Vuole, come si dice, si vuole mettere, è Narciso, vuole essere al centro della scena. Andiamo a vedere dove sono sti cazzo di zombie e cerchiamo di farli fuori il prima possibile perché non ne posso più. Allora li sento però non li vedo, non li trovo. Piano piano. Questo è un vicolo cieco. Allora, vediamo se troviamo da quest'altra parte. Andiamo da qua, prendiamo da questo vicolo. Da questo vicoletto. Ok. Oh, finalmente da qua avremo una vista un po' più ampia. Cercheremo di fare in modo poterli trovare meglio.
Ragazzi, scusate queste cose che appaiono sulla destra e sulla sinistra. Purtroppo è un glitch della mod che fa vedere in prima persona, quindi non posso farci niente. Io non vedo nessuno. Ah, eccoli, guardate, sono da quell'altra parte invece. Allora facciamo così, cambiamo l'arma. Vediamo se riusciamo a prenderli da qua, dai. Perfetto. Non so. Piano piano. Eccone uno. Muori! Ragazzi, ce la faremo prima o poi, dai. Certo, in prima persona ha tutto un altro effetto, eh. Giocare a GTA San Andreas in prima persona non me lo sarei mai aspettato, però mi sta piacendo. Mi piace, mi piace. Se vi piace, lasciate un like, mi raccomando. Ok, facciamo piano. C'è qualcuno. Minchia, tutti là sono. Io direi. Eccone uno qua. Porca troia. Porca troia, porca troia. Via, 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 via. No, no, non mi uccidere. Non mi uccidere. No, ti ho detto di non mi uccidere. Porca troia, no, no, scappa, 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 scappa. Dai, scappa, via, 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 via. Vaffanculo, porca puttana. Vaffanculo. Ok, torniamo di nuovo nella cittadina. Stavolta ne abbiamo fatti fuori un bel po', quindi un bel po', insomma, una decina più o meno. Andiamo a fare fuori gli altri perché veramente è uno strazio, sta diventando. Allora, direi di atterrare su questo tetto di qua. Vabbè, sono atterrato a tavola, già. Va bene. Direi che con le rose non ci facciamo niente. Andiamo a rivendicarci di nuovo, dai. Ma porca puttana, che fa? Non mi vedi? Non mi vedi? Minchia, io non lo so. Ma togliti al cazzo, va. Proprio suicidio. Suicidio. Piano piano. Va, bravissimo, così. Vai, vai, sta veloce. Ok, dai. Ce l'abbiamo pure dietro. Benissimo. Tanto là vanno avvicinandosi. La gente è impazzita. Ma sono in mezzo ai boschi. In mezzo ai boschi. In mezzo ai cespugli. Quindi dobbiamo cercare di essere cauti. Là ce ne sono due. Qua in mezzo ce ne sarà un altro. Io lo so che mi spunto tutto assieme. Io lo so. Sono bastardi. Intravedo qualcosa. No, niente. Era una foglia. Che cazzo. Aspetta. Sono tutti là. Allora ci vedo male io. Muori! Dai! Ok, forse sono gli ultimi due finalmente. Raga, forse ce l'abbiamo fatta. Alleluia, sono morti, finalmente, finalmente ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Che dire, a questo punto direi di salutarci perché veramente ce la siamo portati per le lunghe. Per questo video è tutto, mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, condividete e commentate soprattutto, cercate di far espandere la voce come possiamo chiamare, GTA Evil, una cosa del genere, tra virgolette, va bene. Mi raccomando, al prossimo video, ciao! Ciao! Oh, mamma mia, che palle! Ciao, perciò